La Pallacanestro Trieste da oggi si veste a stelle e strisce. Il 90% delle quote societarie passano in mano al gruppo americano CSG, Cotogna Sports Group, mentre il restante 10% rimane al consorzio di imprenditori triestini che in questi anni hanno permesso insieme ad Allianz la sopravvivenza del basket di Serie A. Il nuovo gruppo, che fa capo all'esperto di borsa e finanza Richard Di Meo, CEO del gruppo di investimenti Phoenix Partners con sede a Londra, interviene direttamente con capitali propri e con fondi di investitori diretti senza utilizzare alcuna leva finanziaria. Del Cotogna Sports Group fa parte un gruppo di manager, legali e imprenditori con esperienze sportive collegate anche al mondo NBA, che dopo aver condiviso il percorso universitario alla prestigiosa Wharton Business School, la loro alma mater per usare il gergo americano, hanno deciso di fondare questa società per operare nell'ambito sportivo e del marketing. Oltre a Di Meo, nel sodalizio vi sono altre figure chiave nell'operazione Trieste, come l'avvocatessa Fitzan Reed, l'imprenditore canadese Prab Sehon, ma anche Connor Barwin, ex giocatore di football, ora manager NFL per la franchigia dei Philadelphia Eagles. CSG è stata fondata nel 2022 affidando l'operazione al quotato studio legale italiano Pavia Ansaldo, che ha seguito anche tutte le operazioni collegate alla due diligence che ha fatto le pulci a bilancio e situazione finanziaria della Pallacanestro Trieste, dando l'avallo finale all'operazione. Nell'ultimo anno abbiamo analizzato il mercato del basket europeo, ha dichiarato Richard Di Meo, founding partner di CSG, con l'obiettivo di trovare una società con le giuste caratteristiche per avviare il nostro progetto. Trieste ha queste caratteristiche come città, infrastrutture, squadra sportiva, posizione geografica e storia. Poi la dichiarazione destinata ad infiammare i tifosi. Il nostro obiettivo è la crescita graduale della Pallacanestro Trieste puntando alla partecipazione alle coppe europee, focalizzandoci su innovazione dei processi organizzativi, di marketing e comunicazione, portando know-how nel settore tecnico sportivo, facendo leva sulle nostre relazioni internazionali, in particolare con il contesto NBA. Poi le prospettive. L'acquisizione avviene nel massimo rispetto del management e dell'eccellente lavoro svolto fin qua, tenendo conto del basso livello di budget a disposizione. Puntiamo a lavorare in partnership con il massimo rispetto nei confronti del team, del pubblico, della città, inserendo risorse e competenze per aumentare il valore complessivo del progetto, accelerandone la crescita in una dimensione internazionale. Gli americani, che hanno già visto alcune partite e visitato Trieste, sbarcheranno in città a metà gennaio e sarà la volta di entrare nel concreto su programmi, mercato e futuro.